Ciao amici, sono Luca dall'Hanga Studios e oggi parliamo di un sito web molto molto semplice, ma ben fatto. La nostra priorità è quella di conferire al meglio l'identità comunicativa corretta per ogni tipo di azienda che ne fa specifica richiesta. Quindi parliamo di un sito di un dentista. Quindi la sfera medica è una delle, diciamo, più delicate da trattare online. Perché il grado comunque di generare grandi dibattiti è spesso dietro l'angolo, quindi viene sottovalutato dal pubblico che piuttosto di chiedere a un esperto preferisce magari farsi fare le diagnosi da Google. Con questo spirito abbiamo approcciato un progetto che ci è stato commissionato da uno studio dentistico per l'apertura di un nuovo suo punto. Vi dico subito che questo sito non nasce soltanto per essere di supporto all'attività e di indirizzare i clienti quindi verso l'ambulatorio, ma anche di aiutare chi ha un problema a cominciare a capire cosa potrebbe essere la causa di dolori e affrontare magari delle possibili soluzioni. Questo è One, percentuale One, un sito statico, un sito semplice, un entry level, sì, ma che non deve tralasciare caratteristiche di qualità. Quindi non vuol dire andare a scalare, dire, compri l'entry level, no. Il sito deve essere qualitativamente sempre a un certo tipo di livello. Quindi, questo è One ed è stato impostato come un progetto in cui l'attività racconta sì se stessa e ciò che fa, descrivendo terapie, figure professionali, mostrando gli ambienti, vedete qua su, vedete, c'è tutto un menu dedicato a loro. Abbiamo scelto un tema dai colori tenui, come di solito si fa comunque in questo tipo di settore, utilizzando colori principali del bianco e diverse tonalità di verde che rimandano comunque sempre alla sfera medica. Quindi lo studio delle icone e dei font è stato condotto in un modo che fosse estremamente comprensibile per ogni tipologia di utente. Quindi caratteri sans serif, icone flat ci aiutano comunque a portare fin da subito, per chi visita la pagina, a capirne ogni sua parte. Un ruolo importante l'ha giocato anche la parte editoriale, infatti sono stati redatti comunque paragrafi informativi su tutti i servizi, tutte le tecniche che vengono comunque impiegate dallo studio, cosa che comunque ha richiesto diverso tempo per raccogliere informazioni, l'utilizzo di contact form, immagini, diciamo così, stock premium, non tutte le fotografie sono state date dallo studio per garantire un alto livello e diciamo che le foto non sgranassero, non venissero stracciate, le abbiamo prese da database stock premium. E queste sono andate quindi a caratterizzare ulteriormente il sito, dandogli, conferendogli uno stile che potesse rappresentare veramente il cliente. Quindi, funzionalità grazie alle quali un utente può anche contattare in maniera rapida lo studio. Quindi sito che potesse concedere contact form rapidi o meno, con più o meno informazioni da catturare e classici input tel, quindi telefono diretto, clicco e vado al telefono. Concludendo, vi faccio vedere ancora questo. È stata creata una pagina dedicata all'anamnesi, quindi una funzione che permette di catturare i dati prima che il cliente, il loro cliente, acceda dal medico. Quindi il classico foglio informativo qui è stato sintetizzato in maniera digitale, raccogliendo tutte le informazioni, gravidanza, malattie, vizi, fumi, meno, sì, no? E tutte queste informazioni servono al medico che visiterà poi il paziente. Quindi abbiamo digitalizzato la cosa. Quindi non solo un sito di presentazione, ma anche questa piccola e breve funzionalità che permette di catturare dei dati che realmente servono allo studio.